Ciao ragazzi, bentornati a Darkside. Oggi un video un po' particolare, infatti parliamo di atleti e di sport, cosa che non è mai stata trattata finora nel canale. Oggi vediamo 7 atleti imbroglioni che sono stati beccati, appunto, a barare. Il primo è Dwight Howard nell'NBA. Sapete che come in qualunque sport è proibito mettere delle sostanze su una palla, ma questo ad Howard non interessò. Nella partita di qualche anno fa, contro i Rockets, Howard appunto imbrogliò. Uno dei giocatori ricevette la palla e si accorse subito che c'era qualcosa di molto appiccicoso sopra, anche se Howard non aveva applicato direttamente la sostanza sulla palla prima di entrare in campo. Infatti, il giocatore aveva applicato della colla nelle sue mani che poi si era trasferita alla palla. La sostanza che usa è una bomboletta di colla spray, un adesivo di marca Stick. Dovete sapere che gli arbitri avevano già deciso in passato che lo stick boom, ossia la sostanza vera e propria, è illegale, ma a Dwight la cosa non interessò proprio. Infatti, nonostante fossero certi che era stato lui, egli continuò tranquillamente la partita. Oltretutto, Howard rilasciò un'intervista dicendo che non capiva come mai fossero tanto agitati perché stava usando quella colla già da 5 anni. E il numero 6 è Michael Pineda. Parliamo sempre di cose appiccicose. Egli scelse di usare la resina di pino. In questo gioco, il baseball, è un'altra sostanza legale ma fino ad un certo punto. Magari neanche i fan di questo sport sapranno a cosa serve, ma è molto semplice. Oggigiorno i giocatori usano dei guanti per avere una presa migliore, ma all'inizio non era così. Erano in pochi a portarli. Si usavano infatti mani nude oppure delle bende al massimo. Capirono molto presto che la resina di pino era molto più efficace a livello di presa. Divenne così popolare che inclusero nelle regole fino a dove sulla mazza si poteva mettere. Il regolamento specifica che la resina si può applicare fino a 45 cm dal manico. Oltrepassato quel limite, si considerava imbroglio. Molti giocatori approfittarono della difficoltà di misurare 45 cm esatti ad occhio nudo per metterne così un po' di più. Nella maggior parte dei casi non succedeva niente, 1 o 2 cm erano accettabili, ma quando erano 15, diciamo che si sta esagerando. George Brad, un altro giocatore, è stato poi stilato nella breve lista dei giocatori espulsi per colpa di questa regola. Dei 45 cm massimi permessi, lui ne aveva usati addirittura 60. La squadra avversaria, gli Yankees, se ne resero conto subito, ma non dissero nulla. Decisero di comune accordo di lamentarsi solamente in caso di vittoria avversaria, e lo fecero a fine partita, perché Brad fece un punto decisivo. Spoiler, nonostante questo, gli Yankees perdero lo stesso. Ora torniamo a Pineda. Dovete sapere che la resina funziona anche per il lanciatore, questo perché essi non usano nemmeno i guanti. Il problema sta nel fatto che funziona fin troppo bene. Quando applichi la resina sulla mano come fece Michael, hai una presa così buona che riesce a dare molto più effetto alla palla. L'effetto è difficile da battere. Neanche quando riesci a batterla, la traiettoria diventa molto più complicata da calcolare. Michael poi si è messo un po' di resina sul collo, dato che il colore della sua pelle su di lui, la sostanza sembrava solo un po' di sudore, ma se ti avvicini noti chiaramente ciò che è davvero. Per questo lo sospesero per ben 10 partite. E nelle regole adesso esiste anche una sezione ben specifica dove non si possono fare certe cose, come per esempio portare la mano alla bocca per renderla umida, oppure imbrattare la palla con delle strane sostanze. Una cosa che fanno frequentemente è consumare la palla con le unghie. E si sa che una superficie irregolare rende meno stabile la rotazione della palla, così da dare più effetto ad essa. Al prossimo posto c'è Necro. L'atleta fu beccato a consumare la palla con una lametta per le unghie. In questo filmato si vede chiaramente che Necro nascondeva qualcosa nella tasca, e chissà cosa avranno pensato gli altri quando essa è venuta fuori proprio in quel momento. Al numero 4 c'è Brandon Jennings. Nella pallacanestro i tiri liberi li fa solamente il giocatore che ha subito il fallo. In questa scena Brandon Jennings disse ad Angelo Bogart, suo collega che subì il fallo, di lasciargli tirare. L'arbitro non si rese conto dello scambio la prima volta e Brandon riuscì a tirare, ma subito dopo i giocatori dell'altra squadra gli fecero notare all'arbitro che il giocatore che aveva subito il fallo aveva la pelle un pochettino più pallida, così poi fu espulso. Brandon aveva l'80% di successo nei tiri liberi, mentre invece Angelo non era molto fortunato. Numero 3. Sammy Sosa. L'atleta, beccato a barare, si scusò dicendo di aver sbagliato a prendere mazza ed aver usato quella per gli allenamenti, che si spezzò durante una partita, rivelando che quest'ultima fosse stata truccata. La mazza non era completamente in legno, anzi, avevano sostituito il centro con un materiale più leggero. Facendo ciò avevano benefici di una mazza più leggera e ciò comportava una reazione più rapida, ma avendo meno massa c'è appunto il rischio che la mazza si spezzi.
Manipolando la mazza in questo modo, sacrifichi la forza per la velocità e sembra proprio che Sammy Sosa abbia scelto proprio la velocità. Numero 2. Marion Josen. Barare di tanto in tanto è già stupido di suo, ma barare durante tutta la carriera, come fece appunto Marion Josen, di cosa stiamo parlando? Era un'atleta americana molto amata, simbolo di orgoglio, e che all'improvviso però divenne motivo di vergogna, perché, come ho detto durante tutta la sua carriera, decise di lasciarsi sedurre dalle sostanze anabolizzanti. Forse non credeva di essere capace di vincere qualcosa, e quindi si rivolse all'aiuto della sua amata chimica. In ogni modo, la favola finì nel 2007, quando, in poche parole, la smascherarono e di lei non si seppe più nulla. Le TV, infatti, decisero di tagliargli i punti e di non parlarne mai più. Al numero 1 abbiamo Ben Jones. Tornando di nuovo ai giochi olimpici, Ben vinse la medaglia d'oro nei 100 metri, ovviamente utilizzando il doping. «Tutti i miei amici lo fanno», commentò lui. Così facendo, rimase senza titoli, senza medaglia, senza record e senza poter gareggiare per anni, e soprattutto senza onori. Neanche quando finì il suo periodo di bando, chiamiamolo così, lui continuò a doparsi anche durante le altre gare. La prima volta fu scoperto nei giochi di Seul nell'88, dove Ben risultò appunto positivo al doping dopo aver vinto l'oro nei 100 metri. Quindi, amici cari, questo era un breve video sullo sport. Non sappiamo se ne tratteremo ancora in futuro. Questo è più un esperimento, visto che vanno molto di moda. Hai già sentito parlare di storie del genere? Faccelo sapere, dai, sarà divertente. Se ti piacciono le narrazioni, allora iscriviti e aggiungici su Instagram. Ti aspetto, ci vediamo presto. Ciao, amico.